Tanta guagna per tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video da LAC del team di Portal Games. Oggi vi mostreremo la top 5 dei giocatori buggati in FIFA 15. Prima di iniziare il video però vi volevo spiegare che cos'è un giocatore buggato. Un giocatore si dice buggato quando, numero 1, il valore del giocatore non è molto alto, numero 2, il prezzo è contenuto e numero 3, le prestazioni in campo sono formidabili e alcune volte migliori di giocatori con nomi più blasonati. Quindi, ora iniziamo la top 5. E al quinto posto troviamo Remy. Con 80 di forza totale, il suo prezzo si aggira su PlayStation dai 950 ai 1100 e su Xbox dai 150 ai 5000 crediti. È alto 1,84 m, ha 4 stelle di skill, ha 89 di accelerazione, 88 di salto e 81 di posizione. La sua specialità è la velocità, in campo aperto è davvero immarcabile. Straconsigliato. E al quarto posto troviamo Pierre-Emerick Aubameyang. A 79 di forza totale, il suo prezzo si aggira su PlayStation dai 150 ai 7000 crediti, stessa cosa su Xbox. È alto 1,87 m, ha 3 stelle di skill, 96 di accelerazione, 81 di agilità e 95 di sprint speed. Molto simile a Remy, ma più forte nei colpi di testa. Appena saliti sul podio, al terzo posto troviamo Rodrigo, con 80 di forza totale. Il prezzo si aggira dai 150 ai 5000 sia su PlayStation che su Xbox. Alto 1,80 m, 4 stelle di skill, 81 di potenza tiro, 87 di sprint speed, 85 di accelerazione, 82 di agilità. È uno tra i migliori attaccanti in fase realizzativa, ecco perché si merita di stare sul podio. Secondo posto per i Barbo. Il colombiano ha ben due carte oro, una che vale 75 e una che vale 78. Prenderemo in esame quella che vale 78. Il prezzo varia tra i 150 e i 9000, sia su PlayStation che su Xbox. È alto 1,88 m, ha 4 stelle di skill, 95 di sprint speed, 87 di accelerazione e 87 di dribbling. Lo so che molti di voi se lo aspettavano al primo posto, ma quest'anno il Barbo, a causa delle nuove dinamiche di gioco, esempio i colpi di testa, ha perso molti punti rispetto all'anno scorso. Quindi vediamo chi c'è al primo posto. E al primo posto troviamo Lacazette, con ben due carte oro. Una che vale 79 e una che vale 82. Come fatto precedentemente, prenderemo la più alta, quella che vale 82. Il prezzo su PlayStation varia dai 150 agli 8000. Su Xbox varia invece da 150 ai 7000. Ha 4 stelle skill e alto 1,75 m, 88 di dribbling, 82 di controllo palla, 85 di agilità, 82 di potenza tiro e 89 di accelerazione. Si trova al primo posto poiché è il più completo, micidiale sotto porta, ma altrettanto forte in fase di impostazione di gioco. Beh ragazzi, il video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate, fateci sapere chi è per voi il giocatore più buggato di tutti, iscrivetevi al canale e passate anche dal nostro. Un saluto a tutti, ciao ciao!